cominciare? Beh, intanto molto brevemente, io sono Rino del Coordinamento Salute e Medicina Territoriale di Piacenza e l'idea di questo incontro a livello regionale era nato, mi pare, nel penultimo incontro del Coordinamento Nazionale sulla Salute, appunto per vedere, di intanto conoscere che cosa in Regione Emilia-Romagna si sta muovendo sulla questione della salute e poi per vedere nello specifico se al di là di quelle che sono le iniziative che nei singoli territori o le singole associazioni stanno portando avanti, valutiamo assieme l'opportunità e la necessità di pensare anche a iniziative coordinate tra di noi, dirette alla giunta regionale rispetto alle politiche e alle strategie che sulla sanità questa sta portando avanti. Noi a Piacenza siamo impegnati da tempo in un lavoro di analisi, di critica nei confronti del piano di riordino socio-sanitario dell'ASL provinciale, votato dalla conferenza socio-sanitaria, etero diretto ovviamente dalla regione Emilia. Abbiamo aperto una serie di contraddizioni, però ovviamente il piano va avanti. L'emergenza Covid ha praticamente messo in fibrillazione la realizzazione di questo piano, perché ovviamente le emergenze sorte hanno dimostrato che le scelte che il piano socio-sanitario intende affermare in provincia non sono assolutamente adeguate per risposte emergenziali come queste, ma nello stesso tempo ha smascherato la debolezza di una sanità provinciale che non riesce neppure a garantire quel minimo di copertura assistenziale, di cura, di visite e di esami che invece il piano si vanta di voler garantire. Adesso con l'emergenza Covid sono sorte delle contraddizioni per dire anche all'interno della conferenza socio-sanitaria si sono aperte discussioni sulla necessità di andarlo a rivedere. Però noi non diamo molto affidamento a queste posizioni che sembrano più dettate dal bisogno di recuperare un certo consenso verso la popolazione, tant'è che nel dibattito che si sta aprendo tra i sindaci nella conferenza socio-sanitaria, tutto si fa a meno che mettere in discussione concretamente il precedente piano. Questo è il clima dentro cui il coordinamento è sorto e si sta organizzando, mettendo assieme a livello provinciale tutte quelle realtà che in un modo o nell'altro sono attente o interessate o coinvolte nella questione della salute. Attualmente il coordinamento è formato da Legambiente, dal distretto di mutuo soccorso della provinciale, dall'Associazione Terme Valtrebbia, da anni impegnata in difesa dell'ospedale di Bobbio, da alcune realtà di Fiorenzuola, di Castel San Giovanni, da alcune associazioni come Emergency, come Un Sogno in Comune di Pontenure, Emergency Provinciale, eccetera, eccetera. Siamo piccoli comitati, piccoli gruppi che stiamo cercando di coordinare per costruire un'iniziativa la più compattante possibile. Oggi siamo impegnati da un lato in un lavoro di denuncia di quelli che sono i limiti che stiamo registrando rispetto all'attuale risposta sanitaria e quindi al bisogno di ripensare il piano socio-sanitario che punti su un'adeguata distribuzione territoriale dell'investimento ospedaliero, che punti a una rete efficace di medicina territoriale, non le case della salute così come sono organizzate ora, che sono praticamente degli ambulatori con doppione di compiti e ruoli che dovrebbero essere svolti all'interno dell'ospedale. E ora stiamo lavorando in preparazione di un convegno che faremo a Piacenza, stiamo preparando un appello che stiamo studiando in queste ore, che stiamo finendo di scrivere in queste ore, che lanceremo per raccogliere più adesioni possibili, sia di altre associazioni che di pezzi di sindacato, che di cittadini comuni. L'obiettivo è creare un percorso che ci porti nel più breve tempo possibile a organizzare questa iniziativa pubblica, da cui poi far partire quello che noi riteniamo essere la fase emergenziale, cioè l'apertura di confronti con i sindaci, l'apertura di confronti con l'Unione dei Comuni, l'apertura di confronti con la provincia e con l'ASL. La nostra necessità era intanto di conoscere, perché io non conosco la realtà emiliana, conoscere che cosa d'altro si muove all'interno della regione, vedere quali elementi ci accomunano,
che possano sostenere e rafforzare meglio le singole iniziative che ci sono e vedere come, partendo dalle singole realtà, siamo in grado di costruire o di pensare, di programmare anche iniziative più ampie a livello regionale nei confronti direttamente della regione a cui va chiesto un cambio specifico, preciso, di strategia rispetto alle politiche sanitarie. Perché da quello che noi vediamo è praticamente un modello tipo quello lombardo che si vuole affermare con le grandi hub, con il discorso delle aree vaste, con i grandi ospedali che concentrano al loro interno tutta la specializzazione e la riduzione di tutta la distribuzione territoriale degli ospedali praticamente a semplici succursali dell'ospedale principale con compiti essenzialmente di riabilitazione, lunghe degenze e cronicario. Questo in una zona come l'Emilia, come Piacenza in particolare, fatta di ampie zone collinari, fatta di una distribuzione della popolazione molto frammentata, già lo pone adesso, ma porrà in prospettiva molti altri problemi. Noi stiamo registrando un importante consenso da parte delle popolazioni attorno a queste tematiche che speriamo di riuscire a trasformare in iniziativa vertenziale sul terreno che prima spiegavo. Sarebbe magari interessante, visto che non ci conosciamo, almeno io non conosco nessuno se non per nome qualcuno, se vediamo un po' cosa succede negli altri territori e vedere poi alla fine se riusciamo a individuare un terreno di lavoro su cui ragionare. Ho finito. Dico qualcosa io. Sono Gianluigi Trianni. Mi sentite? Prego, prego, prego. Ma io penso che l'iniziativa descritta da Lino sia assolutamente attuale e da condividersi, non dico condivisibile, da condividersi, cioè secondo me rispecchia esattamente ciò che occorre fare in ogni provincia, cioè sostanzialmente ridiscutere il piano sociosanitario che fu messo a punto prima dell'emergenza Covid, che aveva i difetti che l'emergenza Covid ha esplicitato di fronte agli occhi di tutti. E quindi è positivo assolutamente aprire un confronto con i sindacati, con i movimenti, con i sindaci. E anch'io credo che il fatto che questi piani siano da rivedere in realtà viene affermato, ma non viene fortissimamente vissuto. E auspico che in ogni provincia della regione Emilia-Romagna si sviluppi un movimento simile a questo che Lino adesso ha discusso per Piacenza. Io però, a differenza di fermo restando che siamo su una dimensione nella quale c'è da fare comunque anche delle sperimentazioni, e subito per essere franco, io non condivido alcune idee forti di guida, di intervento, di riorganizzazione sanitaria che invece Lino propone come auspicabili. Io sono uno che dal 2014 sostiene che occorre fare una casa della salute in ogni comune e in ogni grande quartiere delle città più grandi, cioè applicando la normativa regionale che prevede le case della salute di tre dimensioni, ma tutte e sempre
sede del coordinamento sociosanitario della medicina multiprofessionale e multidisciplinare e della continuità ospedale-territorio, con le dotazioni di strutture residenziali che servono normalmente per la cronicità e con la realizzazione di strutture per i trattamenti di ogni tipo, decentrabili di tipo ambulatoriale o di day hospital. D'altronde, nella nostra iniziativa del 24 giugno, alla quale ha partecipato il dottor Cavanna, lui stesso ha richiamato il fatto che alcune sedi di trattamento chemioterapico sono state decentrate dalla sua struttura nell'area di Piacenza. E quindi già in ambito oncologico si vede realizzata questa continuità, questa continuità assistenziale tra equip specialistiche che per essere complete non possono non avere un aggancio con l'ospedale e contemporaneamente per essere, come si dice adesso, di prossimità non possono che gestire anche centri decentrati. Quindi io personalmente non vedo come negativo il fatto che ci siano dei centri per acuti ospedalieri importanti che abbiano però una continuità assoluta con le case della salute decentrate. Il problema è che abbiamo di fronte amministrazioni e funzionari che per 20-30 anni hanno ragionato sul contenimento dei costi, sul taglio dei costi, e quindi anche una capacità progettuale atrofizzata e anche un ascolto atrofizzato dei bisogni di assistenza che derivano, cioè dei bisogni sociosanitari di assistenza che si trasformano in domande di servizio. Quindi io li sfiderei proprio su questo tipo di modello, che peraltro è un modello che nelle varie, sia in edizione pubblica che in edizione privata, ha almeno 20-30 anni di esperienza consolidata, insomma. In questa materia nulla si crea, nulla si distrugge, tutto coesiste, ci sono questi modelli organizzativi che peraltro non a caso ci verranno proposti in maniera sempre più stringente anche dalla sanità privata, per cui il grande scontro in realtà sarà quello tra pubblico e privato su cui saprà organizzare meglio questi modelli che sono capaci di portare, di decentrare rispetto all'ospedale, oggi si dice di portare sul territorio le cure sanitarie più avanzate, più raffinate, anche più importanti, limitando il ricovero in ospedale per acuti allo strettissimo indispensabile. Allora, su questo, ecco, da questo angolo visuale io personalmente sono molto franco, non apprezzo la difesa dei piccoli ospedali. Apprezzo invece la programmazione alternativa di tutto ciò che serve, che ci può essere il famoso ospedale di comunità, ma deve essere certamente una struttura radiologica importante, deve essere certamente il centro dialisi, deve essere certamente il centro di salute mentale, deve essere certamente le cure odontoiatriche, deve essere certamente il consultorio familiare, deve essere certamente il servizio sociale integrato, deve essere certamente la facilità di eseguire esami e di avere referti, e via il centro antifumo, per quanto è la mia esperienza, insomma, il centro di riabilitazione di vario tipo, insomma, ecco. Questa è l'alternativa ai vecchi piccoli ospedali che avevano una medicina generale, una chirurgia generale e altre cose che ormai sono superate dalla storia. La vera qualità dell'assistenza oggi è portare il super specialismo per tutto ciò che è possibile, come dire, o in casa o nel paese o nel quartiere di chi ne ha bisogno, senza costringerlo a lunghe liste d'attesa e a lunghi trasferimenti. Quindi questo è lo scontro sul quale noi ci affronteremo, insomma. Credo che saremo chiamati, ecco. E il bello è che a livello regionale hanno messo a punto un piano
per la riorganizzazione degli ospedali, che ha previsto esclusivamente il potenziamento delle terapie intensive. Non so bene neanche quanto in maniera congrua con le esigenze di flessibilità degli ospedali. Ha previsto un qualche incremento di letti subintensivi, normalmente collegati a malattie infettive o a pneumologia, ma non ha previsto praticamente null'altro quanto a potenziamento appunto delle cosiddette case della salute, che vengono riproposte come al solito, come giustamente ha segnalato Lino, come semplici poliambulatori specialistici e non come la struttura delle quali si porta l'assistenza primaria di base, che non può che comprendere anche il ruolo del medico di base, l'assistenza infermieristica di base e via dicendo. Ho voluto essere subito, insomma, chiaro da quest'angolo visuale. È da molto tempo che io personalmente ho bisogno che ci si chiarisca bene sul tema della difesa dei piccoli ospedali, su quali io non sono d'accordo. Su tutto il resto ovviamente siamo vicini. Capisco che è un tema in realtà, come dire, studiamolo, ecco, cerchiamo di capirci su questo punto. Se nella mia esposizione anche attuale non sono stato chiaro, faremo delle prove, faremo delle verifiche, insomma, ecco. Però non possiamo pensare di tornare indietro, perché la medicina va avanti e la medicina non accetta più le chirurgie generali o altre robe del genere, insomma, che molto spesso sono sostenute, tra l'altro, dai dipendenti di questi reparti che non hanno voglia di inserirsi in contesti più avanzati e che non hanno voglia neanche di prendere la macchina e andare a lavorare dove è necessario, insomma. Vabbè, mi fermo qua per adesso. Va bene, grazie. Allora, a questo punto chiedo o a Asia o a Elena Rossini se vogliono intervenire per, diciamo, dire la loro relativamente alla situazione e a quelle che possono essere le prospettive. Ok, posso andare io un attimo a spiegare, prego, chi siamo, prego. Innanzitutto. Mi sentite bene? Sì, sì. Ok, allora faccio parte di un gruppo di coordinamento a livello regionale di medici in mobilitazione permanente, nato durante gli ultimi mesi, soprattutto accentuatosi e rinforzatosi durante la pandemia. Siamo dei giovani medici bloccati nell'imbuto formativo essenzialmente, però non solo, perché fanno parte del nostro coordinamento anche studenti e specializzandi. E le nostre manifestazioni recenti hanno soprattutto portato l'attenzione sulle tematiche abbastanza note ma non affrontate dal governo e dalle regioni, che sono l'imbuto formativo, quindi la essenziale non programmazione della formazione specialistica in Italia, che viene sempre più a mancare. Di conseguenza ogni anno ci ritroviamo 10.000 medici senza formazione specialistica che vagano nei servizi soprattutto territoriali, non hanno alcun tipo di crescita personale e formativa perché sono autodidatti in tutto, aspettando di riprovare il concorso l'anno dopo. L'altra istanza che abbiamo portato all'attenzione del governo e della regione, perché poi abbiamo avuto anche un incontro con Donini, quindi assessore della salute, alle politiche di salute, lo abbiamo avuto il 3 luglio, venerdì scorso, è stato la rivalutazione della medicina territoriale, quindi la centralità della stessa medicina territoriale, cercando di ridare attenzione al medico curante, non più considerarlo il solito burocrate, ma proprio sgravarlo da queste incombenze che vanno a peggiorare la qualità anche di cura e anche facilitano delle situazioni di burnout importanti. E abbiamo chiesto anche alla regione di impegnarsi a livello formativo, quindi cercare, per quanto riguarda i contratti di formazione, di stanziare più fondi e sopperire a quelle che sono poi le carenze che si verificano a livello regionale e statale, perché lo Stato arriva fino a un certo punto, la regione deve poi mettere mano ai fondi anche per formare dei medici. Visto che ci sono e sono previste delle borse regionali di formazione della durata di 5 anni o 4 anni a seconda della formazione, e
e abbiamo appunto cercato di portare queste proposte in due piani, sia governativo sia a livello regionale, soprattutto spingendo poi l'assessore a parlarne nella Stato Regioni, che dovrebbe anche riunirsi a breve. E l'altro punto fondamentale è cercare di svincolare lo specializzando da quel rapporto di subordinazione e di chiusura a livello dell'ospedale durante la sua formazione, per ampliare la formazione dello specializzando, che già è prevista in carta, su carta, ma non poi totalmente attuata, a livello proprio del territorio. Cioè, uno specializzando, che sia chirurgia, che sia una clinica, non può soltanto formarsi in un ambito ospedaliero, ma deve tornare sul territorio per vedere anche la realtà che magari un domani non abbraccerà perché farà soltanto ospedale, però che comunque potrà, con la quale dovrà dialogare, con la quale dovrà rendersi conto finiti i suoi anni di formazione. E queste sono le proposte che per ora stiamo cercando di valorizzare. Non sappiamo ancora in che termini avremo successo, perché comunque il concorso si avvicina, il bando non è ancora uscito, però già aver avuto un'interlocuzione con Donini ci ha dato un pochino più di speranza, perché è stato ben disposto ad ascoltare queste criticità che noi abbiamo raccolto, essendo poi noi stessi lavoratori nel territorio, almeno romagnolo e bolognese. Siamo di queste parti, di queste aree dell'Emilia Romagna noi. E questo è quanto, ecco, come riassunto della nostra situazione attuale, di quello che stiamo chiedendo. Va bene, grazie. Se adesso vuole intervenire o Elena Rossini o Antonio Madera per dire appunto che cosa ne pensano loro. Elena Rossini sicuramente avrà la precedenza. Sì, se riesco a collegarmi. Allora. Si sente. Sì, mi sentite? Sì. Ah, ok, scusa. Ero convinta. Allora, niente, io sono del gruppo di Piacenza, credo che, mi spiace, mi sono collegata da pochissimo perché sono stata impegnata, quindi non ho seguito tutte le vostre, insomma, quello che avete detto, mi spiace perché in realtà volevo capire un attimo, insomma, il quadro generale. Però probabilmente ha parlato Lino, ho sentito nominare Lino Anelli del gruppo di Piacenza, Coordinamento Sanità. Allora, io parto comunque, sono architetto, quindi non lavoro in sanità, però ho cominciato a interessarmi di sanità in occasione della decisione di demolire l'ospedale di Fiorenzuola d'Arda, che è stato demolito. In parte, diciamo, perché era costituito da due edifici, e mi sono spesa con il comitato proprio come tecnico. Abbiamo guardato le valutazioni antisismiche, tutte le documentazioni tecniche, e eravamo in 8 tecnici, noi dicevamo che quell'ospedale non andava demolito. Fatto sta che sia arrivata la demolizione e queste dinamiche, nonostante vengano fatti saltare fuori gli elementi per cui vengono posti dubbi ai sindaci che vanno a votare in conferenza territoriale, a chi può decidere diversamente, alla fine purtroppo, nonostante anche interventi numerosi sul giornale, tutto è andato come, diciamo, è stato deciso che doveva andare. E abbiamo perso un ospedale con numerosi reparti, compreso per esempio il punto nascita, che faceva un 700 parti l'anno, quindi diciamo un punto nascita che non si sarebbe eliminato se non grazie a questa azione. E questo per dire che ho sentito parlare prima degli ospedali, dei piccoli ospedali, e sì, io sono, visto le dinamiche che si stanno prospettando qua nella provincia di Piacenza, in realtà io porrei una buona attenzione agli ospedali, ai piccoli ospedali, sia perché, per esempio, con l'ultimo piano della provinciale si sta andando verso la concentrazione di tutti i servizi in un grande ospedale che
tra l'altro ancora da costruire, perché vogliono costruire un nuovo ospedale a Piacenza, e andando a demolire, cioè a ridurre i servizi sui piccoli ospedali, che attualmente, diciamo, quelli un po' più importanti sono quelli di Fiorenzuola e quello di Castel San Giovanni. Castel San Giovanni, per esempio, è stato il primo centro Covid del Piacentino, in realtà di tutta la regione. Nonostante in questi anni si siano ridotti i servizi, nonostante ci siano presenti delle sale operatorie costruite, sistemate 7 anni fa, quindi non tanto tempo fa, in realtà in questi anni sono andati riducendosi l'utilizzo di queste sale operatorie, perché molti interventi in realtà vengono mandati a Piacenza e quindi le dotazioni per cui abbiamo speso in realtà non. L'unica, però, a Castel San Giovanni, avendo lasciato la rianimazione, essendoci le sale operatorie, questo è stato utilissimo, visto che Piacenza ha subito una grande il numero di morti maggiori nella regione, in realtà grazie al fatto che ancora qualcosa era rimasto, è stato possibile utilizzarlo come in tal senso. E Fiorenzuola, purtroppo, adesso l'edificio è in ricostruzione, quindi molti posti letto in realtà non era possibile utilizzarli perché non c'erano più. E quindi, però, se andiamo ad analizzare i dati di Piacenza, noi abbiamo usato molti più posti letto fuori provincia rispetto a quelli che avevamo a disposizione per gestire il Covid. E questo, e il fatto che fosse rimasto ancora qualcosa, ci ha garantito perlomeno un minimo di risoluzione del problema sul territorio. Quindi questo ha evidenziato come in realtà le dinamiche di continua riduzione e depotenziamento degli ospedali, anche minori, in realtà è da guardare con molta attenzione. Questo, diciamo, è il discorso generale. Oltre, vabbè, che è mancato sono mancati i servizi territoriali, cioè la gestione dei medici di medicina generale e la loro dotazione di DPI e via dicendo, non sono stati messi in condizioni di poter gestire i malati Covid o comunque i presunti malati Covid in modo da riuscire effettivamente a gestire pienamente la situazione. Questo, diciamo, il grosso che volevo mettere sul piatto. Ecco. Grazie. Grazie. Adesso, se vuole intervenire Antonio Madera. Sì, grazie. Allora, sono Antonio Madera. Sono un compagno di Gianluigi del Forum per il diritto alla salute, sono anche il referente del gruppo Salute di Coalizione Civica Bologna. Sono un medico di 60 anni, ascoltavo un po' tutti, non ho ascoltato l'intervento di Lino e quelli precedenti, però sono un po' in linea. E l'ultima collega, amica, compagna che ha parlato, come si chiama? Elena Rossini. Elena, ciao, piacere. Parto da lei, perché effettivamente il problema dei piccoli ospedali è un problema più, come posso dire, da parte del cittadino di pancia, di sicurezza, no? Da parte del politico di consenso. Fuori da queste due cose, io sono d'accordo con Gianluigi Triani, cioè quando dice ormai sono superati, e quando si dice fortunatamente c'erano quei piccoli ospedali ancora presenti sul territorio che ci hanno permesso di sopperire ai deficit che avevamo organizzativi di ricovero, eccetera, eccetera. È vero, no? È vero anche che il Covid, una cosa del genere non l'ha vista mai nessuno fino adesso, ma è anche vero che non possiamo far finta
di quello che è successo, no? Per cui bacio anche io per terra sul fatto che ci sia stata questa riserva. E quindi non possiamo far finta che quei posti letto non ci servivano. Ci sono serviti e ci sono serviti ancora. E sono serviti alle persone sul territorio. E però bisogna cambiarli. Cioè, io non riesco a essere a favore o contro la presenza di un ospedale piccolo in provincia o nei centri piccoli. È impossibile essere a favore o contro. Bisogna cambiare queste strutture in maniera tale che si adattino di più ai tempi e alle esigenze, e dove ogni problema va affrontato. Ma banalmente, no? Banalmente, io posso pensare che quella riserva di posti letto nell'ultimo intervento, che è stata denunciata come una cosa positiva e buona, e sono d'accordo, si sopperisce anche con gli ospedali da campo, no? Per cui avere dietro un'organizzazione che riesca a fare degli ospedali da campo in 5 secondi, sto esagerando, può risolvere questo tipo di problema. L'altro problema che si crea è la presenza di un pronto soccorso nelle periferie delle province, in quelle zone non accessibili, no? Come si fa a rinunciare a un pronto soccorso, a un punto nascita? Ci si rinuncia quando fra la distanza del pronto soccorso, del punto nascita, del grosso centro è inferiore a quella che ti salva la vita o ti fa nascere tuo figlio. E cioè, se io sono a 80 chilometri da Bologna, non chiudo un punto nascita e non chiudo un pronto soccorso, anzi li potenzio, no? Dopodiché diventa la gestione delle cronicità il piccolo ospedale del territorio, perché poi di contro puntare sulla specialisti, sull'iperspecialistica, sul grosso centro, ti provoca un problema: l'albergazione dei parenti, cioè di quelle persone che vanno a aiutare e a confortare il proprio parente, il proprio figlio, il proprio padre, la propria madre, eccetera, eccetera. E allora, se noi vogliamo chiudere gli ospedali nelle periferie, dobbiamo anche organizzarci con una buona albergazione che non sia a costo del cittadino. Allora, se tu al cittadino del piccolo centro gli dici: chiudiamo quell'ospedale, ma ti facciamo un buon pronto soccorso, ti facciamo un buon punto nascita, ti facciamo una casa della salute che ti gestisce le cronicità e ti diamo l'albergazione nel grosso centro quando succede qualcosa, beh, io penso che sia un modo di trovare una buona mediazione. Ecco perché dico, sì, baciamo per terra per quei piccoli ospedali. Io penso per esempio all'ospedale di Balzano, no? Che è stato rivoltato per fare una terapia intensiva. Però alla fine, se ci pensiamo, sono stati dei costi tremendi che potevano essere sopperiti con, la dico brutale, no? Come l'ho detto prima, un ospedale da campo. Cioè, quindi comunque anch'io penso che il piccolo ospedale della periferia di una provincia o comunque lontano dal grosso centro sia antistorico, sia addirittura, per quanto mi riguarda, anche pericoloso sotto alcuni aspetti, sia un serbatoio di consenso, di lavoro dipendente garantito, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, non si può però rinunciare sul territorio a dei servizi fondamentali, cioè la gestione delle cronicità, il pronto soccorso e punti nascita o cose del genere, centri di dialisi, eccetera, è una grossa albergazione nei grossi centri per i parenti. Questo è il mio pensiero su questo argomento qui. Sono assolutamente d'accordo, sentivo la collega di Asia, sull'imbuto formativo, ma io qui nell'imbuto formativo, cioè, ci metto la Costituzione, ci metto il diritto allo studio, ci metto tutto, no? Ci metto il diritto alla salute, cioè non ci deve essere un imbuto formativo. Una persona che esce
dalla laurea, se vuole specializzarsi, deve avere la possibilità di farlo. Perché è comunque paradossale che lo Stato ti formi come medico e poi non ti dia la possibilità di volare più in alto. L'imbuto formativo di per sé non deve esistere. Così come non deve esistere il numero chiuso nelle facoltà, in tutte, figuriamoci quella di medicina, no? Cioè, voglio dire, la gente deve avere il diritto di fare quello che ritiene meglio per la propria vita. Dopodiché, signori, siamo dei professionisti, almeno quelli di noi che sono medici, ci metteremo in concorrenza e chi ne sa di più meglio è. Quindi niente numero chiuso e niente imbuto formativo. Su questo non dobbiamo avere tentennamenti. L'ultima cosa che dovevo dire, poi chiudo, ma l'ho dimenticata, per cui se dopo rimarrà tempo la dirò. Dopodiché queste iniziative qua di fare rete sono la cosa migliore che possiamo fare in questo momento. Veniamo da 20 anni in cui ci hanno diviso ogni giorno. La colpa è stata anche nostra, perché abbiamo cominciato a fare delle nicchie di pensiero dove la differenza fra un gruppo e l'altro è sulla postilla, sulla cosa marginale. Dobbiamo cominciare a essere più maturi e a cercare di capire qual è la sostanza di tutti i nostri interlocutori, e sulle cose accessorie si va a mediare, ma bisogna cominciare a fare un po' di massa e un po' di rete. Grazie. Grazie. Sì, anch'io credo che appunto queste esperienze qui servono appunto per cercare di ricucire qualcosa. Poi giustamente, come diceva qualcuno, adesso come adesso, forse più che la rete bisognerebbe fare il tessuto, perché la rete ha troppi buchi. E questa cosa bisognerebbe davvero rimetterla bene in discussione. Niente, volevo chiedere a Lino se vuole aggiungere qualcosa appunto per portare avanti il discorso. No, va bene, questi confronti sono utili anche perché servono a tanti di noi ad avere tutta una serie di punti di osservazione e di valutazione per mettere a fuoco meglio il tipo di analisi, il tipo di proposizione che si vuole poi portare avanti. Noi, ad esempio, sulle case della salute ci stiamo lavorando, ma ancora non abbiamo acquagliato un'idea chiarissima, se non quella di, come diceva prima Triani, come diceva anche Madera, di creare un tessuto che si connetta col territorio per quanto riguarda appunto le risposte e la copertura di quei bisogni immediati. E quindi sarebbe utile trovare anche l'occasione tra di noi di fare magari approfondimenti specifici su alcune tematiche, anche per capire poi come questi approfondimenti, questi elementi possono diventare elemento anche di confronto per eventuali iniziative a livello regionale. Una piccola precisazione, concordo su una serie di perplessità, valutazioni fatte rispetto ai piani sociosanitari che sono oggi, diciamo, attivi, ancora validi a livello regionale. Per quanto riguarda Piacenza, l'elemento contraddittorio non è tanto il nuovo ospedale. Chi è che non vorrebbe un nuovo ospedale con maggiori specializzazioni, con maggiori attrezzature rinnovate, attrezzature eccetera? Il problema è che il piano sociosanitario, nella costruire tutto attorno al nuovo ospedale, propone una rete ospedaliera che alla fine riduce i posti attuali disponibili. E noi vediamo come a Piacenza nell'arco degli anni si è aumentata l'invasività della risposta privata da parte della sanità. E quindi vediamo come il depotenziamento della rete ospedaliera con la riduzione dei posti letto disponibili non farà che aumentare ancora di più questa situazione. Quello che noi chiediamo per ora, sulla base delle valutazioni fatte da noi, non è tanto la difesa del piccolo ospedale tout court, ma è appunto quello che anche Madera ricordava. Cioè, per le caratteristiche del nostro territorio è necessario un pronto soccorso a Bobbio, che invece non c'è, e lo vogliono togliere. È necessario un punto nascite a Bobbio, che non c'è e non lo vogliono mettere. Noi abbiamo in tutta Piacenza un solo punto nascite a Piacenza per 187.000 persone.
quando noi abbiamo popolazioni che abitano in Val d'Avito, che abitano in Alta Val Trebbia, Alta Val Mure, che sono più vicine a Genova che a Piacenza, che per andare a Piacenza si mettono il doppio del tempo che si mettono ad andare a Genova. Abbiamo zone dell'Oltrepò Pavese assolutamente sguarnite dal punto di vista sanitario che confinano con queste alte vallate, che sono completamente sguarnite, che già ancora oggi si appoggiano a questi piccoli presidi sanitari. Quindi il nostro problema non è fare dei piccoli ospedali, degli ospedali, diciamo, con tutto quello che si può mettersi dentro, ma far diventare questi piccoli ospedali dei veri piccoli ospedali, dove tu hai il pronto soccorso, c'hai il punto nascite, c'hai la dialisi, per evitare di andare fino a Piacenza a fare le dialisi, eccetera, eccetera. E poi è chiaro che la funzionalità di questi piccoli ospedali è legata al discorso delle case della salute, che così come sono fatte adesso, non interagiscono con l'ospedale. Adesso io non so com'è l'esperienza in giro per l'Emilia, ma col fatto che il piccolo ospedale, la casa della salute, viene pensata dai sindaci o dalla conferenza, essenzialmente come luogo in cui portare a lavorare i medici di base e gli specialisti di libera professione, non basta. L'ASL deve investirci anche lei, deve investire deve mettersi le età infermieristiche che prendono in carico le persone con disagi psichici, mentali, che organizzino, diciamo, i percorsi di collocazione di queste persone nell'ambito delle cure che a loro sono necessarie. È necessario avere un punto di riferimento ginecologico, è necessario, per dire, creare delle case della salute che veramente rispondano a tutta una serie di esigenze che però richiedono un investimento dell'altro, mentre invece le altre, almeno a Piacenza, vedono la casa della salute come solo come luogo, dai muri in cui mandarsi i medici di base e gli specialisti di professione, che sono liberi di andarci o meno e che comunque non coprono le esigenze, senza contare poi i problemi di prevenzione. La casa della salute come luogo di riferimento anche per interventi, conoscenza, analisi dei fattori di rischio presenti in quei territori. Adesso, senza entrare nel dettaglio, io penso che su queste tematiche, visto che la controparte e poi le strategie vengono dalla regione Emilia-Romagna, sia opportuno vedere tra di noi di trovare l'occasione per metterle bene a fuoco, in modo, come diceva anche Madera prima, che si riesca a parlare su tutta una serie di tematiche con la stessa lingua, con la stessa proposizione, in modo da creare veramente un pensare organizzato e diverso da quello che ci propone oggi la scelta sanitaria a livello regionale. Quindi adesso, questo è stato un primo incontro, però il mio premio è trovare il modo perché ci si riesca a, ad esempio io proponevo nella chat di scambiarci le email, perché ad esempio noi come coordinamento piacentino abbiamo fatto dei lavori, scritto dei lavori, ad esempio sulle case della salute. Ad esempio adesso stiamo preparando questo appello. Stiamo praticamente cercando di produrre sulla base delle nostre poche conoscenze dei materiali su cui stiamo riflettendo, che magari socializzandoli, così come anche i vostri eventuali materiali socializzati a noi, ci possono servire appunto come base per poter poi studiare, capire, trovare delle sinergie e quindi provare a costruire percorsi anche più simili e più compattanti rispetto alla regione. Sì, posso fare un'aggiuntina veloce? Certo. Due cose. La prima è quella dell'email, perché io non riesco a trovare qui la chat, per cui se... Sì. Ve l'ha detto e ve la volete scrivere, sì. Ve l'ha detto volentieri. Va bene, va bene. A.maderasel. Maderasel, sì. Tutto attaccato, @gmail.com. Ok. Grazie. La seconda cosa è sempre, ma proprio una cosa che sulla quale io ci ho studiato molto, sulla rimodulazione del servizio dell'emergenza-urgenza. E la cosa del pronto soccorso è una cosa... carina ricordarsi la normativa. La normativa dice che l'ambulanza deve avere un autista soccorritore e un infermiere professionale. Questo è il requisito umano minimo, no, di professioni. Fatto salvo, è l'unica deroga che c'è, in quelle zone dove l'arrivo dell'automedica è impossibile o inefficace. Se già si usasse questo parametro per stabilire
dove va fatto o va potenziato un pronto soccorso nel territorio periferico, sarebbe già una buona linea di partenza. Ma questo lo dicevo giusto perché io me la sono studiata molto sta cosa e me la ricordavo e mi veniva in mente. Grazie. Grazie. Niente, appunto, allora ricordavo tutti nel possibile di mettere appunto la mail, ho visto che Gianluigi Triani l'ha lasciata. Manca Asia. Sì, manca Asia. Diciamo, io ce l'ho, però se vuole inserirlo lei magari meglio. Niente. Volevo dire una cosa quando hai fatto, Antonio. Prego. Mi rifaccio al discorso di Lino, che condivido totalmente, tranne una piccolissima cosa che purtroppo... Che parto per primo, insomma, a me piace dire le cose su cui non sono d'accordo, perché sulle altre dico sono d'accordo, ovviamente. Ecco, io non vedrei come negativo il fatto che una persona che sta in provincia di Piacenza utilizza i servizi della Liguria, diciamo. Nel senso che noi in Italia siamo stati un po' abituati a poco spirito, come dire, solidaristico nazionale, e piano piano si è andata, insomma, soffiando sulle peculiarità di paese, poi di provincia, poi di regione. Insomma. Io credo che è chiaro che la struttura provinciale di Piacenza abbia la responsabilità assoluta di offrire i percorsi assistenziali a tutti i cittadini, anche quelli lontani 150 chilometri, quelli che sono, insomma, ecco. Se poi dopo alcuni cittadini di certe aree vanno a utilizzare servizi di altre regioni, non è da vivere né come una colpa né come una cosa negativa. Semplicemente i cittadini italiani hanno il diritto di curarsi dovunque sia opportuno per loro farlo. Capito? Ecco, l'altro aspetto, noi siamo falliti durante Covid anche perché non abbiamo avuto un centro non abbiamo risposto come paese Italia, e molte delle emergenze che abbiamo lasciato solo a Lombardia, in sostanza, cioè qualcuno è stato curato sì nella terapia intensiva di Palermo, ma e credo che molti cittadini di Piacenza siano stati curati nelle altre terapie intensive della regione, insomma. Però ecco, di fronte a situazioni di emergenza come queste è un paese intero che deve reagire, non è la regione che deve essere, come dire, lasciata sola di fronte all'emergenza, che chiaramente è superiore alle potenzialità di risposta di un singolo territorio. D'altronde siamo italiani per un certo motivo, e tra l'altro dovremmo essere europei per un altro motivo ancora, e poi comunque essere solidari con tutti i paesi del mondo. Cioè, noi dobbiamo recuperare il tema della solidarietà. Ecco, vabbè, ho fatto questa piccola piccola predica, spero che sia stata colta. La questione invece è molto più, non invece, ulteriormente importante è le questioni proposte da Lino. Secondo me le possiamo affrontare solo se organizziamo un congresso scientifico, cioè non se prendiamo qualcuno di noi di approfondire un tema, ma se proviamo a costruire un congresso sulle case della salute, o meglio sul decentramento della specialistica nei territori, diciamo così, via. Invitando colleghi o colleghi di settore a illustrarci dove e come secondo loro sarebbe possibile migliorare la qualità dell'assistenza specialistica decentrata, integrata ovviamente con le cure primarie. Dovremmo organizzare un convegno di questo tipo, provare a misurarci con un convegno di questo tipo, anche per recuperare quei collegamenti con gli ambiti professionali senza i quali non abbiamo poi sempre risposte praticabili. È evidente che in medicina, come in ogni altra disciplina, ma moltissimo in medicina, bisogna anche lasciare spazio a qualche sperimentazione, avendo chiaro che
modelli organizzativi avanzati camminano sulle gambe di professionisti motivati e competenti, perché se poi non hai i professionisti motivati e competenti non riesci a mettere in piedi modelli alternativi. Quindi se siete d'accordo, più che discutere tra di noi, comunque io su queste cose, anche Antonio, insomma altri, siamo sempre disposti a confrontarci sul piano delle dinamiche organizzative, più che organizzarci così in maniera tra virgolette estemporanea, sarebbe per noi una grande sfida organizzare un congresso scientifico con professionisti che tratti proprio del tema la continuità ospedale-territorio come elemento di sviluppo dell'assistenza territoriale delle case della salute, come elemento che connotano le case della salute. Quindi riprendere un po' questo tema, un convegno di un giorno fatto da qualche parte, e chiaramente per far questo occorre poi selezionare oratori, eccetera, eccetera. Però come idea dovremmo fare questo. L'altro aspetto è che siccome le cose che ha messo in campo Lino, come ribadivo all'inizio, sono di assoluta attualità e di assoluta pertinenza per tutte le province e insieme per la regione, dovremmo pensare a organizzare un coordinamento regionale e anche una piattaforma regionale. Per esempio, a partire da una critica e da una elaborazione alternativa alle proposte che il Bonaccini e la Schlein hanno messo nel loro piano di mandato. Perché, e finisco dando di nuovo ragione a Lino, è vero che uno dei problemi centrali è che la programmazione del servizio pubblico è stata tarpata lasciando spazio all'offerta privata, cosa che assolutamente non deve essere, nel senso che l'offerta pubblica deve essere esaustiva dei bisogni della collettività. Se poi la collettività si rivolge, e chiaramente questo perché si realizzi occorre del tempo, insomma, quindi neanche essere massimalisti, tendenzialmente tu devi rispondere ai bisogni di salute dei 4 milioni e qualcosa di cittadini emiliani e romagnoli. Se poi nel realizzare questa programmazione, o avendo realizzato l'offerta che questa programmazione comporta, alcuni preferiscono comunque rivolgersi al privato, questa diventerebbe una scelta loro e non una scelta obbligata dal fatto che i servizi pubblici non ci sono. Quindi noi dobbiamo porre con chiarezza questo tema sul tappeto. Ed è un tema sul quale invece dovremmo in qualche modo coordinarci, stilando anche una sorta di piattaforma regionale che non sarà molto lontana dalle piattaforme nazionali che abbiamo poi sostenuto a Roma il 4 luglio e in qualche altra occasione prima, insomma. Quindi, ecco, però vedo che mancano le province di Parma, di Ferrara, di Rimini e via dicendo. Mi fermo qua. Ma allora, io personalmente, non lo so, suggerirei poi chiaramente, lascerei a Lino un po', diciamo così, di fare il punto organizzativo più che altro rispetto a questa cosa, però io un'altra riunione magari cercando di allargare un po' di più il numero di persone e vedendo appunto di fare in modo che anche altre province dell'Emilia-Romagna vengano coinvolte, magari potrebbe essere un passaggio almeno da fare. Assolutamente, è una cosa che il forum doveva organizzare anche lui, lo possiamo fare insieme, ma è evidente che noi ci chiamiamo forum avendo come punto di riferimento la regione. Chiama uno forum Regione Emilia-Romagna, il suo obiettivo politico è far pesare sulla politica emiliano-romagnola, se no dovremmo chiamarci forum di Sassuolo o forum di Carpi. Sì. Forum, certo, è per questo. Però bisogna che qualcuno poi si dedichi a tenere le fila, a tenere
capito, l'elenco delle mail, avere, perché fare quel lavoro di raccordo oscuro, che però quando poi la, e costruire insieme il, anche la data, anche la scadenza, cioè, se un, questo lo dico anche in termini autocritici, cioè, anche a noi capita di lanciare delle scadenze e poi ci guardiamo dietro e non è venuto nessuno perché non ha partecipato a organizzare la scadenza. Bisogna provare a lavorare, a partecipare alla scadenza, e se non c'è almeno uno per provincia magari si rinvia, oppure si sa che si fa una roba parziale, no? Ecco. Ma bisogna lavorare molto nell'oscurità per costruire le relazioni. Sì, sì, no, io... Bisognerebbe fare una centrale operativa della lotta. È certo, è indispensabile. Io sono un manager, quindi ci vuole la centrale operativa, certo. Ma io volevo soltanto appunto soltanto dirvi come la cosa è stata gestita, ad esempio per quanto riguarda la riunione dell'Odigiano, che invece era andata assolutamente bene perché c'è stata una media per più di 3 ore di 50 persone collegate. E il tutto chiaramente c'è stato un lavoro dietro che ovviamente diciamo così si è assunto soprattutto chi viveva in quelle zone, che ha preso contatti con varie realtà, varie associazioni, perché di fatto poi erano molte associazioni della zona. Per cui non lo so, io suggerirei di fare un ulteriore incontro dopo aver magari ripreso appunto dei contatti. Secondo me già questa prima riunione, comunque nonostante siamo in pochi, credo che abbia già tirato fuori dei grossi punti. Io ad esempio non lascerei, ripeto, io parlo da una zona, io sono della Lombardia, con tutti i suoi problemi, per cui diciamo anche soltanto parlare di case della salute per me è una cosa assolutamente non concreta al momento. E, però io penso che questa storia, come è stato riportato, degli hub e spoke relativamente anche soltanto alla questione dell'accoglienza sia fondamentale. Qui in Regione Lombardia effettivamente molte persone prima del Covid arrivavano da altre regioni anche molto lontane, e il problema era quello di come poter gestire un proprio caro che era ospedalizzato per tanto tempo e senza avere la possibilità di poter essere vicini, insomma, cioè è una cosa non da poco, che secondo me dovrebbe essere ricompresa all'interno appunto della cura in generale, perché la cura è a tutto tondo, non soltanto rimettere a posto insomma il pezzo come si fa nelle fabbriche, ecco. Io penso che questa storia, insomma, nel post-Covid deve essere effettivamente ripresa e portata avanti. Dopodiché, anch'io penso che un convegno e una piattaforma anche a livello locale, noi pensavamo di farla per quanto riguarda la Lombardia, per tutti i problemi che ha, però se questa cosa venisse effettivamente riportata anche in altre realtà, credo che possa essere una buona... un buon approfondimento, ecco. Ovviamente tenendo presente a questo punto, io credo, ovviamente il periodo autunnale, però senza andare troppo in là, al di là di quello che magari può accadere in quel periodo. Non so. Sì. Insomma, adesso siamo arrivati a luglio, diventa difficile, a meno che ovviamente non si riesca. Poi agosto è ancora difficile, dove se vogliamo provare a sentirci per settembre possiamo provare, ecco, non so, però io dico così, ecco, non... il coordinamento, diciamo. Se vogliamo organizzare qualcosa bisognerà rivederci anche prima della fine di luglio, e anche una riunioncina, certo. Una diretta operativa serve. Certo, sì, appunto Antonio, per questo. Per me possiamo vederci, sentirci, come dire, tutti i giorni in piccolo gruppo che promuove, poi la riunione organizzativa più vasta è difficile farla, penso.
C'era Asia che voleva dire qualcosa. Sì. Una curiosità più che altro che mi è venuta con queste tematiche. Come si pongono, se avete mai avuto rapporti, dialogo, gli ordini dei medici locali con questi, con queste problematiche territoriali di cui sono a conoscenza, non sono a conoscenza, hanno mai avuto interesse, nel senso che tipo di ruolo potrebbero avere? Perché noi abbiamo avuto un dialogo con l'ordine della provincia di Forlì Cesena, sanno tutto, ci hanno detto dei problemi che ci sono sul territorio, però ci hanno anche spiegato che essenzialmente esiste una norma, una normativa del 94, forse 99, in cui c'è scritto che ospedale e territorio devono essere distinti, e di conseguenza loro dicono, il Presidente ci ha detto, finché esiste una legge che distingue nettamente le due competenze, non dialogheranno mai tra di loro. Ospedale e territorio? Sì. Ma non è che si intendeva sanità e sociale? Lui ha detto proprio ospedale e territorio, perché gli abbiamo fatto presente i problemi che incontravamo e ha detto esiste proprio a livello normativo un distacco dei due ambiti che ha sempre portato da lì in poi, dal 99, non mi ricordo adesso l'anno, a essere totalmente distaccati e non dialoganti fra di loro, perché è stato proprio scritto nero su bianco che fossero due realtà separate. Però essendo appunto estranei a questo argomento mi chiedevo... Cara Asia, sono 3 anni, anch'io su due piedi non ho presente la norma a cui questo collega si rifà, però la prima cosa è chiedergli di fornirvela o fornircela, dopodiché ce la studiamo. Okay, mi sembra peraltro una presa di posizione molto strumentale, diciamo. Però sì. In qualsiasi caso la norma va ripresa, va capita se è nazionale o regionale. Sì, nazionale senza dubbio no. Nazionale e no. Poi, cioè. E poi va studiata, insomma, ecco, capito? E quindi va poi studiata. Ecco. E invece sul resto, gli ordini dei medici? Gli ordini dei medici sono normalmente condizionati dai medici di medicina generale, quali hanno una visione non molto di compliance con la medicina di gruppo, comunque hanno una visione molto libero professionale loro. Qui stiamo parlando di un modo diverso di fare medicina, un modo in team che non è molto nelle corde dei medici di medicina generale. Quindi diciamo seguono di malavoglia questa tematica. In più non c'è dubbio che possono aver accumulato anche molte disillusioni concrete, perché uno dei modi per far fallire un modello è anche quello di applicarlo in maniera parziale e quindi alla fine, capito, una casa della salute che sia incompleta non è un bel esempio di casa della salute, non è una buona promozione di una casa della salute. Quando mi viene a dire che la casa della salute è tra i servizi sociali, cioè, non hai fatto la casa della salute. Cioè, tutti sanno che per affrontare le fragilità più importanti ci deve essere un coordinamento stretto tra sanitario e sociale. Cioè, quando tu devi curare un cronico di 90 anni senza pensione o con pensioni minime in situazioni di fragilità sociale, hai bisogno di coordinarti con l'assistenza sociale. E se una casa della salute non c'è, se il comune va da una parte e l'ASL va da un'altra, non ci siamo, ecco, non abbiamo realizzato ciò che dovrebbe essere il centro unificato di assistenza sociosanitaria. Quindi, Madera da Bologna può rispondere ad Asia? Prego, prego. La situazione di Bologna è la situazione che c'è dappertutto. Gli ordini sanno tutto, Asia, sanno tutto, sono perfettamente consapevoli di tutto. Qui a Bologna, di fatto, per logistica, eccetera, e c'è con la regione e tutto, sono assolutamente in alcuni momenti in scontro durissimo, in altri vanno a braccetto, con Pizza che ha fatto la guerra a Venturi e viceversa, che sono due personaggi entrambi con delle caratterialità del tutto particolari,
è successo questo, ma dipende dall'argomento, dipende dalla questione, ma comunque di fatto gli ordini sanno tutto. È il punto di riferimento. Io penso che l'Ordine di Bologna, che tutte le volte mi sono rapportato a livello personale e professionale, non a livello politico, ha sempre soddisfatto le mie richieste nella maniera più professionale della vita. Sono persone competenti e in gamba fondamentalmente. E l'unica cosa che volevo dire su un appunto, dove volevo fare un appunto a Gianluigi Trianni, perché anche a me piace dirgli le cose sulle quali non sono d'accordo con lui, perché del resto sono sempre d'accordo con lui. E gli italiani sono un paese di persone solidali, quindi non è vero che non c'è stata solidarietà, Gianluigi. Guarda che l'esempio che tu hai riportato per dimostrare quella tesi, secondo me è un esempio sbagliato, perché i trasferimenti dei pazienti da una terapia intensiva ad un'altra hanno cominciato ad avere luogo in maniera seria, come dovevano essere, quando hanno riattivato di fatto la prima centrale operativa del 118, quella di Pistoia, quella storica, quella che c'ha tutto il cervellone di contatti telefonici, eccetera, dove c'è l'intelligence del soccorso, no? Che adesso era stata un po' abbandonata perché le regioni, con le loro autonomie presunto di fatto, applicando la normativa europea sul NUE 112, stanno facendo le CUR 112, quindi dando le centrali operative, dandole ai privati, chiaramente hanno cominciato a non funzionare più. Lo stesso Bonaccini, 3 anni, io te l'ho detto spesso, avevamo il modello d'elite del 118, e lui sta copiando quello lombardo delle CUR 112, mentre Zaia sta copiando quello che avevamo noi a Bologna, perché ha fatto le nuove centrali operative del 118 mettendoci dentro il personale del 118 e i vigili del fuoco nella stessa stanza in cui c'è anche la protezione civile. Noi invece la stiamo dando a dei privati, costruendo una centrale CUR 112 nell'ospedale maggiore a fianco alla centrale del 118, che voglio dire potevate farla da qualsiasi altra parte, perché mica gli dovete passare il cordless a quelli del 118 quando ricevete la chiamata. Quindi il problema lì non è stato di solidarietà, dei trasferimenti eccetera, o quantomeno l'esempio non era quello giusto, perché hanno iniziato a fare i trasferimenti dalle terapie intensive quando hanno riattivato la centrale del 118 di Pistoia, quella storica. Sì, sì, Antonio, non ci siamo capiti. Io stavo pensando al fatto che poiché le regioni devono pagare prezzi per la mobilità dei propri assistiti presso le altre regioni, normalmente si tende a, come dire, criticare negativamente il fatto che qualcuno vada a ricoverarsi da altre parti. Invece questo è un diritto assoluto, e questo intendevo dire, non intendevo peraltro io ok, allora ho capito male io, scusami. Sì, no, ma è evidente che in Italia è mancata un ruolo nazionale anche nel coordinamento della risposta all'emergenza, che doveva essere esattamente quello di mandare le ambulanze, gli aerei, eccetera, e fare in modo che tutta la rete delle terapie intensive rispondesse alle necessità che si è determinate in una regione o due. Questo è il motivo per cui si deve andare contro le autonomie regionali. Certo, e l'altro aspetto è evidente che non sta da nessuna parte che si debba accettare il privato nel sistema dell'emergenza, cioè questo, soprattutto del coordinamento, cioè, ma è una roba che non ha senso. Il 112 vero è una centrale unica pubblica, non può essere una centrale affidata a privati. Poi ci confronteremo nel dettaglio su questo punto, ma la questione centrale è pubblico, cioè uno Stato non può affidare a privati, come non deve affidare a privati la custodia delle carceri, non può affidare a privati la gestione dell'emergenza, come se affidasse ai privati la difesa dei confini, cioè roba da chiodi, insomma. Ora, purtroppo nel mondo si vedono queste robe da chiodi, ma noi certamente ci battiamo perché l'emergenza sanitaria sia totalmente ed esclusivamente pubblica, a prescindere dai numeri.
Non so se mi stai seguendo. Vabbè, siamo d'accordo. Scusate un po', visto che devo scendere a Piacenza, adesso devo uscire. Ci diamo un altro appuntamento per vedere di mettere a fuoco il percorso di un'eventuale appunto iniziativa pubblica di approfondimento, di analisi. Abbiamo detto due percorsi, Rino. Uno è un percorso pubblico più tecnico, cioè più uno è un convegno tecnico-scientifico, l'altro è un coordinamento tra di noi. Dobbiamo lavorare su due strade, diciamo. Io di Emiliani, a parte Reggio Emilia, che speravo che stasera qualcuno... A Reggio Emilia non c'è un vero e proprio coordinamento, c'è un gruppetto che si sta cominciando a interessare. Sì, sì, lo so. Diamoci un appuntamento e vediamo se la prossima volta riusciamo ad essere un pochino di più. Okay, dai, proponiamo una data. Di pure. Io delego Antonio a indicare le date. No, basta che non sia il 21 luglio, a me va bene tutto. No, il 21 luglio non ha senso, sto parlando al massimo fra i suoi 7 giorni, nel senso, cioè io credo che se mettiamo in piedi qualcosa bisogna lavorare con una certa continuità, se no... Non so. Io allo stato attuale avrei libero martedì 14 luglio. Vabbè, sentiamoci il 14, magari però il problema è poi fare le telefonate in giro per essere sicuri che questa data vada bene a tutti. Sì, sì, no, poi dai. Dopodiché possiamo parlarci anche tra di noi, non è peccato, però sarebbe bene. Io di Emilia conosco poco, sono un emiliano di poca immigrazione. Di adozione. Ah, ecco. Vabbè, quindi, proviamo. Io credo, Antonio. Io credo che a questo punto, appunto, chiunque di noi comunque ha dei contatti in altre province, secondo me dovrebbe cercare almeno di contattarli o chiedere se qualcuno può essere interessato a questa cosa, in modo tale così da fare un minimo di, diciamo così, di, chiamiamola mailing list per cercare di contattare qualcun altro. Perché purtroppo io ho un elenco a cui ho inviato il tutto, però non so di che province siano, per cui probabilmente appunto probabilmente non erano dell'Emilia Romagna o non so. Niente, dai, facciamo questo ulteriore tentativo. Allora può andare bene il 14 luglio, martedì alle 19? Per me va bene. Allora io ti mando il link, poi appunto se vuoi far girare il tutto, diciamo io il link lo mando a tutti noi che eravamo qui presenti questa sera. Poi ognuno di noi lo fa girare. Ecco, così almeno chi è interessato può, diciamo così, farlo girare ad altre persone che potenzialmente potrebbero, ecco, essere interessate a questa cosa. Sì, sì, d'accordo, dai. Va bene. 14 luglio ore 19 vi mando il link. Va bene. Sì. Va bene, okay. Grazie. Grazie a tutti, grazie a e grazie per l'invito. Ok, grazie. Ciao. Ciao.